Non può esistere unità senza la difesa di questa unità. Non una sola, ma quattro ricorrenze, come ha ricordato il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo messaggio. 160 anni dell'unità d'Italia, 150 di Roma Capitale, 100 del trasferimento al Vittoriano, della salma del soldato ignoto, 75 anni di Repubblica. Messaggio che è stato letto dal generale di divisione Pietro Tornabene, comandante dell'Istituto Geografico Militare, durante la cerimonia in Piazza dell'Unità d'Italia, con l'alzabandiera solenne e con la deposizione di una corona d'alloro all'altare di tutti i caduti. Ci hanno donato il piacere di essere italiani, di parlare italiano e soprattutto hanno dato cittadinanza a tutti quei grandi del passato della penisola italiana che oggi possiamo chiamare a giusta ragione italiani. L'Italia adesso è coinvolta in un fronte diverso rispetto alle guerre convenzionali, la battaglia alla pandemia del coronavirus, e anche in questo caso tutti i cittadini possono dimostrare il proprio coraggio per la difesa della salute di tutti.